di leggere che ha un progetto centrale, un dispositivo in acciaio e carbonio che si attiva per mezzo di 4 motori elettromeccanici alimentati da 2 batterie. Dei sensori invece captano e riconoscono l'assetto posturale del paziente fornendo informazioni, calcolo e modulazione della forza da impegnare, ampiezza e durata delle attività motorie che un computer elabora e traduce in tempo reale a fine di assistere il paziente nella stazione retta, nel bilanciamento e nella deambulazione passiva, attiva o attiva assistita. Funziona così l'esoscheletro che entra in dotazione la clinica San Raffaele di Sulmona. L'unità spinale della casa di cura San Raffaele Sulmona, fiore all'occhiello della struttura sanitaria, l'unica realtà in Abruzzo in grado di fornire assistenza riabilitativa specializzata a soggetti con lesioni midollari, è la prima struttura della regione ad adottare l'esoscheletro. Il suo utilizzo consente di reimpostare movimenti degli arti inferiori alterati o impossibili da eseguire, consentendo una verticalizzazione precoce e sicura, così come una riattivazione muscolare e articolare per mezzo di esercizi ripetitivi finalizzati alla riprogrammazione del ciclo del passo, ma non solo. Consente di migliorare in modo significativo i tempi di ripresa e la capacità di camminare anche di pazienti colpiti da ictus in fase subacuta non deambulanti. Quanto concerne i miglioramenti e quanto i vantaggi che si possono avere dall'utilizzo dell'esoscheletro, è chiaro che non sono esclusivamente legati alle problematiche di carattere motorio, ma ricordiamo che in questi pazienti con mielolesione le problematiche sono maggiori, sono più ampie, tanto vero è che ci sono dei problemi a carattere internistico, vescicale, intestinale, cardiocircolatorio e studi condotti a livello internazionale dimostrano che l'utilizzo dell'esoscheletro migliora la funzionalità proprio di tutti questi organi, quindi un miglioramento a livello cardiocircolatorio, un miglioramento della funzionalità vescicale piuttosto che intestinale, una riduzione della potenzialità delle lesioni da pressione e non ultimo quello di una importante motivazione sotto un punto di vista psicologico, tanto da poter far aderire i soggetti che utilizzano questo strumento con maggior foga e maggior importanza nel progetto riabilitativo che costruiamo per loro. Alla presentazione hanno partecipato tra gli altri il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore alla sanità Nicoletta Verini.